Questi giorni, dopo la pubblicazione del decreto sicurezza o dei provvedimenti di sicurezza sul governo, abbiamo sentito la sinistra, i giornalisti che scrivono per i giornali di sinistra, parlare di svolta autoritaria. Sì. Addirittura qualcuno ha parlato, sì, ma lo dice anche lei, infatti, l'ho anticipata. Svolta autoritaria, grazie. Pericolo fascista, pericolo dissenso, vogliono liberticida. Reprimere il dissenso. Liberticida. Tutto questo avveniva durante una manifestazione autorizzata, ovviamente, e avveniva mentre in un corteo organizzato dal PD ho sentito un signore gridare addirittura la Meloni deve andare in Siberia. Ovviamente la gente si è messa a ridere là, perché in Italia non c'è alcun problema per il dissenso, se lo faccia dire. In Italia tutti possono dire qualsiasi cosa contro il governo. Da quando è in carica la Meloni penso che abbia ricevuto più insulti la Meloni di qualsiasi altra persona. Va benissimo, siamo nella libertà più assoluta, dunque non c'è, in Italia problemi di dissenso non ci sono. Mi sembra strano che qualcuno si possa opporre, poi io non so se questi provvedimenti funzioneranno o non funzioneranno. Può darsi che funzionino, vedremo se funzioneranno aumentare il carcere, aumentare le pene, non lo so, non lo so. Ma in ogni caso, a lei sembra così strano aumentare il carcere a chi vuole impedire a un altro o comunque prevedere una pena carceraria per chi occupa una strada illegalmente? A me non sembra così strano. No? Penso che tutti gli italiani siano d'accordo che se uno carcere. Occupa illegalmente una strada e rompe i coglioni a chi deve andare a lavorare, possa avere una pena adeguata. Adeguata è giusto. Secondo, adeguare veloce, vado veloce, reato Cesare, reato amministrativo. Per chi occupa violentemente una casa, sono aumentate le pene. Per chi occupa un bene privato, una casa, a lei sembra così strano, a voi sembra così strano che debba essere punito. Io lo manderei via con la polizia dopo un minuto. In Italia non è possibile, ci siamo andati sempre molto morbidi. Adesso non si aumentano le pene. Chi fa una rivolta in carcere armata, ma anche non armata. Ah, anche non armata. Le condotte di resistenza passiva. È nella sottigliezza dei termini che voi giocate. Ma anche, lì. Anche non armata. Vabbè, ma lasciamo perdere armato i dettagli. Okay. Anche non armata, no. I dettagli non ci interessano. Interessano vengono inasprite le pene. No, ma non. Senta, senta, le carceri italiane, chi vuole protestare può protestare tranquillamente.